Buonasera a tutti, benvenuti a casa Chi. Oggi sicuramente una giornata molto difficile per tutti noi, mostrandoci comunque vicini, parlo a nome anche dei nostri giornalisti di casa Chi, quindi Azzurra, Della Penna, Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia, tutte quelle persone che stanno vivendo dei momenti veramente drammatici e vogliamo comunque regalarvi un momento di leggerezza e di allegria parlando del Grande Fratello e oggi lo faremo con Sonia Bruganelli. Ciao ragazzi, ciao a Eccola! tutti. Ciao, 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 Buonasera, ciao, ciao! buonasera. Ciao, buonasera. Grazie per essere venuta qui a casa Chi. Sonia, ti stai preparando perché siamo appunto a poche ore della puntata, quindi sei in fase di Pochi preparazione. minuti, Pochissime. pochissime. Esatto. Bene, Sonia, dacci proprio qualche anticipazione sulla puntata che vedremo tra pochissimo. Allora, beh, qualche anticipazione, non è, devi sapere, insomma, lo sapete voi, non è che poi a noi ci dicano granché, perché non vogliono che si spoilerini niente, per cui in realtà, sì, in realtà, cosa c'è? Ecco, so che c'è, tira una riaccia tra le due sorelle, tra Ah, Lulu e ecco. Jessica, hanno avuto un po' di litigi, un po' di cose legate al fatto che Lulu ha trovato il suo letto occupato, quindi, insomma. Questa cosa l'ha fatta andare un po' in nervoso, ok? E quindi niente, c'è stata questa situazione qui. Poi io, da quello che ho saputo, si è palesato un fantasma nella casa del Grande Fratello. E sentiremo un attimo che cosa è successo, che cosa credo l'abbia visto Miriana, la sensitiva della casa. E Ah, poi, se però. Dio vuole, Alex è uscito, quindi vedremo dov'è, che farà. Chi può dirlo? Potrebbe Tu succedere di tutto. l'hai visto passare lì tra i camper o non è ancora in zona o non arriverà? Che ne sai? No, io non lo vedo mai, Alex, perché comunque noi siamo messe separate da loro, per cui Sì. non ho idea. No, ma il fatto è che lui quando Sinceramente. arriva gira dappertutto, cerca di trovare tutti, di salutare tutti, di parlare con tutti prima della No, no, a puntata. me no, a me no, a me no. No, no, io Vabbè, mai, però devo dire la si tiene a verità, no. debita distanza. Sonia, No, potresti ma riconoscere no, la scia artistica che lascia, no? Cioè, lui quando passa lascia una scia Ma artistica e potresti capire che c'è. sì, ma guarda, assolutamente. Infatti, Sonia, ecco, questo è che vero. Gabriele ha Dimmi, dimmi. inventato questo calembour meraviglioso, la scia chimica artistica di Alex Belli. È anche il Guarda, vincitore Gabriele ne immorale. inventa tante. Gabriele ne inventa tante, adesso voglio dire. Non è che passiamo da Alex Belli a Gabriele Parpiglia con una facilità qui. Ma no, ma è la stessa cosa, siamo la stessa cosa, sì. Siamo la stessa cosa. No, 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 Invece assolutamente no. con la stessa facilità passo la parola a Valerio Palmieri, allora. Allora, Ciao ciao Valerio. Sonia. Ciao, ciao carissima. Allora, io so che sono monotono, i miei colleghi lo sanno, però mi interessa la parabola di Soleil. Secondo te, perché è calata così nel cuore del pubblico? Perché è la Hanno mia qualche misura? preferita. Ma dai, don't fish for compliments, Bruganelli, don't fish for compliments. Ragazzi, è la Via. verità. No, ma perché pensano che sia. Non sto scherzando, allora non credo sia solo per quello, ma in parte. Perché pensano che sia in qualche modo raccomandata da me, l'abbia raccomandata in questo tempo dandogli l'immunità. E in realtà io ancora oggi credo che appunto il mio ruolo di opinionista sia un ruolo che ha a che fare con dei personaggi all'interno di un gioco e che tirano fuori la loro modalità di cercare di farcela. Quindi non sono opinionista dell'anima, della coscienza, della morale, della vita, di quanto sono belle e brave le persone, Certo. perché non mi sembra, insomma, ecco, poi può dirlo benissimo chi ha partecipato, quindi non insomma. Uno vale uno, cioè io valgo esattamente come loro, ho un ruolo diverso, però ripeto, all'interno del programma. Poi si esce e siamo persone che ognuno può scegliere se vedersi o non vedersi, eccetera. Quindi il mio salvare una persona o non salvarla o criticarla non vuol dire che poi fuori di qui io non possa invece trovarmici d'accordo o viceversa. Quindi quello che volevo spiegare è che effettivamente invece Soleil mi è piaciuta molto all'interno di questo gioco, perché non mi ha stupito, perché ha tirato fuori a volte il peggio di se stessa e a volte pensava di aver tirato fuori il meglio mentre stava tirando fuori il peggio.
è stata, secondo me, serenamente raggirata e ora vuole farci credere che invece lei l'aveva sempre capito. E è stata fragile, però quando è stata fragile le è stato detto che stava fingendo. Quindi voglio dire, si è messa molto in gioco perché Soleil è così, così come Alex è così. Nel senso che queste sono persone che io gli auguro tutta la fortuna del mondo e tutta la fama del mondo, però sono persone che, insomma, non credo nessuno verrà candidato all'Oscar, per cui questa roba di dire recitano, sì, recitano, ma recitano come possono recitare loro, perché in realtà recitano se stessi nella migliore versione che loro vorrebbero di se stessi, ma poi alla fine non vanno molto lontani rispetto a quello che sono. Cioè Alex Belli si dà del lei. Anche in bagno da solo, cioè non è che lo sta facendo solo per noi, questo dico, perché dopo un po' effettivamente uno crolla. Lui non crolla perché finito la telecamera e c'è, quando c'è il nero, Alex Belli è comunque in overacting comunque, credo che lo faccia anche da solo a casa, quindi è lui così, così come Soleil è così, ok, quindi ripeto. Però secondo me Vale voleva sapere una cosa, sì. Posso chiedere una cosa? Sì. Chiedo sì. Per un amico, sì. Ma secondo te Soleil sottona? No, guarda, io credo che Soleil ci sia rimasta male, ma non credo neanche tanto per il rapporto con Alex, per Alex, perché loro si piacevano moltissimo, secondo me, nel momento in cui si riguardavano negli occhi degli altri e si ritrovavano seducenti, cioè Soleil si piaceva nel ruolo di seduttrice di Alex, Alex si piaceva nel ruolo di seduttrice di Soleil, con la consapevolezza entrambi che tra di loro comunque una realtà vera non poteva nascere perché erano totalmente uguali. Quindi con le stesse necessità, con la stessa voglia di primeggiare, con la volontà comunque di essere nella coppia quello trainante, mentre come vediamo con Delia la situazione è molto più chiara. Quando Alfonso chiede ad Alex, anzi ad Alex, la differenza tra Delia e Soleil e lui dice Delia ha bisogno di me, Delia senza di me dove va, Delia è una persona che comunque è simbiotica con me, io la seguo eccetera perché le devo stare accanto, e di Soleil dice è una di cui io stima, mi piace la sua testa, non la troverò mai, ha già dichiarato la diversità tra le due persone e ha già dichiarato che ovviamente lui ha necessità di Delia per continuare quello che è il suo gioco e la sua recita, che non è un gioco e una recita che poi finisce. È così, ragazzi, Alex, è così. Tra un anno, tra due mesi, tra tre mesi lo ritroveremo così, fino a che non si spegnerà, ma questo perché vuole dire a un certo punto crollerà su se stesso. Però questo silenzio. Analisi perfetta, perché veramente fatto un'analisi che ci ha lasciato senza parole, un'analisi perfetta. Grazie. Vero. No, ho sentito un silenzio, dico oddio, troppo sincerismo come al solito. Pecco di sincerismo. È stata un'analisi, diciamo, perfetta, ma con un finale triste, no? Quindi ci stavamo dispiacendo. Cioè Alex che si anche spegne. Un po', esatto. No, invece io ho pensato a quello che potrebbe fare Alex, perché sinceramente me lo sono posto il problema, nel senso che lui ha dato tantissimo a questo Grande Fratello, è un personaggio veramente sopra le righe, è un personaggio che ti viene proprio, delle volte lo ami e lo odi perché uno dice troppo, cioè non è possibile che non si renda conto, invece lui continua, ti dice delle robe pazzesche, poi si spegne la telecamera, ti abbraccia, cioè fa tutto da solo, capito? Se la canta, se la suona, fa tutto da solo, quindi ti spiazza. Perché non riesci neanche a prenderlo sul serio più di tanto. Mentre tra l'altro dice anche a volte, quando insomma cerca di spiegarle delle dinamiche, non sono così assurde le sue dinamiche, il suo modo di pensare. Il problema è che a un certo punto si accende la telecamera, lui entra dentro questo fervore mistico e quindi niente, tutto può essere il contrario di tutto. Questo dico, capito? Però credo che farà difficoltà staccarsi da questa dinamica e mi chiedo dove lo potremo vedere? Cioè gli si potrà dare credibilità per averlo in televisione? Non lo so. Gli si potrà dare credibilità per averlo come attore? Non lo so. Ecco, questo è un grande io un'idea ce l'avrei subito, proprio in 4 secondi. Un bel libro, un bel libro.
Sì, il Kama Sutra già. No, ma non è una mia idea, eh? Non è una mia idea, è no, un'idea di io Gabriele Partiglia, Alex questa. lo vedrei in un ruolo dove praticamente dovrebbe parlare poco, dove si può pavoneggiare, lo vedrei come postino di C'è posta per te. Per me sarebbe No, non l'ideale. lo farebbe mai. No, no, no. Dici che accetta? Ma No, secondo me lui in mai questo dire momento mai. si. Vediamo Ma come mandate un butta fra analogo. sei Ma mesi. no, ma scusa, hanno già scelto la persona da mandare a fare l'inviato Ma all'isola, scusa, sempre Rosolino. l'ha già fatta l'isola. No, l'inviato all'isola è L'inviato, Albin. e Alvin. Ecco, Albin. io adesso Alvin non lo conosco personalmente, insomma, adesso non ce l'abbia male, ma tutta la vita Alex, ma puoi mettere? Inviato all'isola Alex, è una roba. Alvin, saluto. Cioè, Cinema Io tifo per assicurato, Albin. grande. Tifi per Io tifo Alvin, per tu pure Albin. Alvin. No, Senti, ma a proposito però è di un ruolo che Zoe, ma mi ricoperto. spieghi un attimo, ma tu che sai, ma che cosa ha visto Miriana stanotte? Iniziano ad avere Guarda, le non lo so, visioni, io guarda che è pericoloso, eh. non lo Sei so, mesi io c'hanno stanotte le visioni. ero a Benevento e non ho visto nessuno. Non so cosa ha visto lei. Ha visto un Ah, fantasma, mo. ha visto un fantasma, Sì. ok. Ma io, E cioè, non so vabbè. se voi ci credete, ognuno ha una sua sensibilità su questo argomento. Poi, tra l'altro, se l'argomento svolta sulla figura, Guarda, guarda, positiva e guarda che mi quindi sta degli truccando angeli. come Lulu, guarda, guarda, guarda che mi sta truccando come Lulu, fai vedere che fai. Prendo. Naso Ah, bianco. cioè, Illuminante. illuminante. Ma Illuminante lei. me lo mette così. Le lentiggini, Le lentiggini. no, lo sapevo, no, lentiggini no. Lentiggini no, preferisco di no. Ancora no, Non perché te la sono senti? già piena di macchie. Aspetta che c'ho, ecco, quindi capito, no. Ma sai che E vabbè, no, colpaccio se entri in Gabriele. studio con le lentiggini? Sarebbe un colpo da Che c'ho? 90. Se tu entrassi in studio con le Sì. lentiggini come Lulu, sarebbe un colpo di scena. Ragazzi, allora Stupendo. io già vi dico una cosa, l'ho detto dappertutto, io ho perso tutta la credibilità che avevo costruito, quel poco di credibilità che mi ero costruito negli ultimi anni, pochissima, ma l'ho persa tutta. No, Cerco di parlare assolutamente. di libri. Ma... No, ragazzi, vi dico la verità. No, No, ve lo sai che giuro. Cioè, ieri abbiamo precisissimo. fatto una riunione. No, 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 no. Io non ho credibilità in niente. Cerco di ricavare del denaro per la Onlus e mi chiedono di Miriana, di cacciare Natalie, eccetera. Cerco di parlare di libri e mi chiedono di Alex e Del. Non mi cagano più nel mio Instagram. Vogliono solo sapere del Grande Fratello. Io ho perso completamente quei. Anche gli haters non mi dicono neanche delle cose interessanti. Mi Se vuoi ti odiano dico un in segreto. funzione. Dimmi. Non pubblicare più niente che è Non inerente a questo pubblico? argomento. No, non pubblicare più Al niente Grande inerente a questo Fratello? argomento. Se vuoi smarcarti, Ma puoi io del essere. Grande. Infatti, hai ragione. Io però se sai perché pubblico, perché mai più sarò truccata come al Grande Fratello con le luci così, per cui mi vedo figa e continuo a pubblicare foto del Grande Fratello. Però hai ragione, adesso non pubblico più niente. E allora invece di repostare ogni storia, perché reposta ogni storia, pubblica Ho quanto so figa. capito, ma io reposto. Hai Scusa. ragione, ma io reposto le storie dove mi vedo figa. Ma poi Ok, parli però tu, so le ragazzi, storie del Grande Fratello. la metà No, delle storie tue sono no, delle robe, guarda, veramente, cioè che la gente, ma c'ho non Davide che sono, non ma dorme più la no. notte. Sì. Grande Davide. Davide mi ha Sono mandato un stanca. bellissimo messaggio oggi. Tipo? No, niente, io ho Va apprezzato bene, quello che ho cose fatto ieri, ma vostre. sono Che hai fatti nostri. scritto? Ok, va bene, allora. Niente, tocca a me, devo fare domanda io. Senti, Sonia, ma quindi è confermato Paolo Bonolis, ospite, ultima puntata del Grande Fratello, possiamo annunciarlo? Lo sapete che non lo so. Sonia, allora facciamo lo scoop. Dici che l'anno prossimo forse ci sarai. Così Beh, ribaltiamo tutto. se non vedete Bonolis l'ultima Però puntata. è una bellissima esperienza che No, rifaresti. assolutamente sì. No, no, allora, no, no, è una bellissima esperienza, però lo dico seriamente, una bellissima esperienza perché oggettivamente è veramente un esperimento sociologico, vero? Cioè, nel senso, ho trovato esattamente quello che pensavo di Importante. trovare, molto, molto. E poi comunque, insomma, è bella la popolarità, è bello anche avere delle persone che si adoperano per te. Io, insomma, lavorando sempre dietro, comunque per la prima volta mi sono sentita un po' coccolata in prima persona e fa piacere, come dice Gabriele, poi ci caschi a ripostare le storie, perché poi un po' di egotismo ce l'abbiamo tutti, non solo Alex Belli. Certo. Per cui ci sta.
Però secondo me ha molto senso che finisca qui, assolutamente. Ma credo anche un po' per tutti, per Alfonso, per tutti. Insomma, credo che sia giusto poi ogni anno trovare delle... Non credo che avrei tanto di più da dire, capito? Quindi questo è la cosa giusta. Però devo dire che hai sempre fatto delle analisi lucide e originali. Cioè hai dimostrato una grande cultura, una grande sensibilità. Poi sei una che non ama la retorica, però devo dire che hai sempre beccato, cioè hai sempre colto il centro del discorso. Ma perché mi interessa? Perché sinceramente mi interessa a me, cioè mi interessa vederli cambiare, mi interessa vedere come cercano di adattarsi alle situazioni, i gruppi, anche come fanno anche branco e ogni tanto, no, trovino la preda più debole e per sopravvivenza la attacchino. Cioè, insomma, poi alla fine siamo tutti degli animali sociali che abbiamo necessità di stare insieme, ma nello stesso tempo c'è comunque una competizione che è purtroppo atavica, e poi specialmente in una cosa del genere dove comunque vita tua, morte mia, è evidente che escono fuori poi, no, gli artigli. A me piace quando escono fuori gli artigli. Aspettiamo impazienti la puntata di questa sera. Grazie mille Sonia per grazie. Essere stata qui. Grazie Adua, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao, grazie. Buon lavoro. Ciao.